Tantissima gente, un entusiasmo da brividi. La città del Pollino si riempie per la settima tappa del centesimo Giro d'Italia a Castrovillari Alberobello. La città è in estasi, davvero. Un giorno particolare che, al di là degli evidenti disagi alla circolazione, Castrovillari tinta di rosa ha comunque dato il segnale evidente di come si organizza e si assiste ad un grandissimo evento di caratura internazionale. Bei colori, belli gli stand, bello grande l'organizzazione. Abbiamo visto che in 2 o 3 ore hanno montato tutto, veramente impressionante. Si vede che è una macchina ben collaudata, dotata. E poi il Giro d'Italia crea molto entusiasmo. La giornata si è aperta con l'esibizione dei gruppi folclorici Città di Castrovillari e Proloco del Pollino, a testimoniare la storia, le tradizioni che sa esprimere questo popolo. Colori, musica e magia del giro hanno affascinato il cordone di gente pronta ad applaudire i corridori, ma soprattutto per vivere da protagonisti 100 anni della nostra storia sportiva. Vetrina per Castrovillari, come lo è stato ieri per Reggio Calabria e la città di Acquappesa. È un tripudio di colori, entusiasmo, fantasia, perché quest'anno è l'edizione numero 100 del Giro. L'organizzazione ovviamente ha fatto salti mortali e devo dire che gli effetti e la qualità del messaggio promozionale che si sta lanciando è completamente diversa rispetto al passato. Poi sul palco salgono 4 ragazze a simboleggiare i colori di questa 100ª edizione, perché oltre alla maglia rosa indossata tappa dopo tappa dal corridore primo in classifica, ci sono anche la maglia ciclamino, dopo che per qualche anno era stata rossa, quella blu e quella bianca. Sono le maglie per la classifica a punti, per il miglior scalatore e per il miglior giovane. Poi è il momento del trofeo, che verrà dato al vincitore del giro al termine della tappa conclusiva. Un trofeo a forma di spirale e ad ogni edizione viene allungato con aggiunto il nome dell'ultimo vincitore. Fu usato per la prima volta per premiare il vincitore del giro del 2000, ma sopra ci sono scritti tutti i vincitori delle finora 99esime edizioni. Ancora qualche minuto per entrare nel vivo di questa settima tappa e sale su palco il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito, a cui viene consegnata la bandierina rosa dello start. Un boato scuote la centralissima piazza Municipio quando lo speaker annuncia l'arrivo sul palcoscenico in maglia rosa della star hollywoodiana Patrick Dempsey. What do you think about this competition? Sarà molto divertente vedere il gruppo tra i saliscendi di questo territorio. Comunque il vincitore sarà determinato dagli arrivi più duri in montagna. It is the first time that you come in Calabria. Yeah, first time. Sì, prima volta che vengo qui e prima volta che partecipo a questo grandioso evento. Sono molto felice comunque di essere qui. Ed ecco spuntare i primi corridori che, salendo sul palco, appongono la loro firma. Ed è il momento anche per ascoltare alcuni dei protagonisti di questa 100ª edizione. Simone, che cosa ti aspetti dalla tappa di oggi? Ma diciamo niente di particolare. Dopo le fatiche di ieri comunque cercherò di restare in gruppo e di risparmiare il più possibile, perché comunque siamo solo alla 7ª tappa e ci saranno altre tappe buone per noi. Non sono ancora arrivate le tappe che contano, che fanno la selezione. Che cosa ti aspetti dalla tappa di oggi? Ma oggi cercheremo di stare in gruppo coperti, sarà sicuramente un arrivo dove si arriverà allo sprint e quindi privilegerà di più i corridori come Gaviria, come Iwan e Greipel. Vediamo. Senti, da qui ad Alberobello un certo numero di chilometri che sono praticamente pianeggianti, dove c'è più la bellezza del territorio che non difficoltà della tappa. Quando inizierà a venire fuori Nibali? Sicuramente nelle montagne. Oggi con le corse, sai, è poco difficile poter vedere la bellezza magari dei luoghi, perché siamo concentrati con la corsa, però cercheremo di affrontarla al meglio e vediamo. Senti, un'ultima battuta, una nota di colore, che cosa pensi della nostra Calabria? Ma sicuramente c'è stato un grandissimo affetto, anche oggi lo dimostra la presenza della gente, dei fan, e quindi fa sempre molto piacere. Domenico, oggi parti da casa tua, passi da casa tua, che tappa sarà a livello non agonistico ma a livello di cuore e di sentimenti? Ma è una tappa molto veramente importante per me, perché mi fa un po' tornare alle origini, dove ho iniziato a pedalare nelle zone di Policoro, e poi qui è dove mi sono sposato con mia moglie, e anche spesso e volentieri quando veniamo giù a trovare i parenti mi alleno. Come sei stato accolto da Castrovillari? Ma un'accoglienza veramente calorosissima,
Ho fatto fatica ad arrivare dal bus qui, sono, diciamo, cose che fanno sempre piacere di essere così, che diciamo la mia appartenenza a questa parte d'Italia sia così sentita. È il momento dello start di questo 100° Giro d'Italia che continua la sua risalita nella penisola con questa 7ª tappa che porterà i corridori da Castrovillari ad Alberobello. Sindaco, praticamente siamo alla partenza, la maglia rosa, Patrick Dempsey, le ombrelline, tutto pronto, il pubblico ha risposto alla grandissima oggi. Davvero tantissima gente, non abbiamo davvero spazio, è la risposta che ci aspettavamo, quindi grande soddisfazione per aver messo Castrovillari al centro di un evento così importante.